L'alba non era ancora spuntata quando i primi fedeli sono arrivati fuori dalla Basilica dei Santi Medici. Un atto di devozione, fede e tradizione che si rinnova ogni anno. Nonni, mamme, piccoli bimbi hanno atteso il suono delle campane che annunciavano la festa. Ecco, la porta si apre ai pellegrini. Portano con sé richieste e preghiere anche per i tanti ammalati rimasti a casa, impossibilitati a raggiungere la nostra città. Basta anche solo una foto per sentirli più vicini, i santi anargiri. Poi da lontano i canti, i doni, le compagnie che vengono da lontano e pensano soprattutto ai più poveri. Con fede e con amore chiamiamo il vostro nome, veniamo a visitarvi con tutto il cuore. Avete fatto ingresso nella Basilica con tantissimi doni per i santi e soprattutto per quanti vengono qui in mensa. Perché lo fate? Soprattutto per devozione ai santi e poi per chi è meno fortunato di noi. Questa cosa la facciamo una volta all'anno e viene apprezzata da tutti. Non è tutto il gruppo di Bicelli, c'è chi è impossibilitato pure a venire, però ha fiducia a donarci e preghiamo anche per chi è impossibilitato a venire. Voi da quanto tempo venite? Sono 38 anni, diciamo dal grembo di mia madre, sono piccolo. Quindi un bel ricordo anche da bambino, immagino. Sì, oltre al bambino poi ho avuto un incidente stradale, ringrazio il Signore, mi doveva essere amputata la gamba, l'intercessione dei santi medici, apparsi in sogno, ho la gamba mia, pur rappezzata e cucita, ma è quasi il nostro voto, che facciamo ogni anno. Chiediamo a loro la forza di accompagnarci ogni anno e soprattutto che è bella, anche una bella giornata, ma non solo per noi, per anche altra gente che viene da fuori.